Buongiorno a tutti! Allora, siamo come ogni domenica qui riuniti per vedere le energie della settimana entrante. Io ho un po' giù la voce, perdonatemi, però insomma faccio il possibile per vedere appunto le energie della settimana entrante, quindi le energie della settimana che inizia con domani lunedì e che finisce con domenica prossima. Come sempre vi faccio scegliere il mazzo. Oggi abbiamo due mazzi diversi, questo già lo conoscete. Comunque abbiamo per il primo gruppo i tarocchi delle sette verità. Per il secondo gruppo abbiamo i Surrealist Tarot, quindi tarocchi surrealisti. E per il gruppo 3 abbiamo, per la prima volta su questi schermi, i Tailduic o Tildwic, non so come si pronunci, Tarot, sono questi qua. Quindi scegliete nella maniera più intuitiva possibile qual è il mazzo che più vi attrae. Per il consiglio della settimana ho un'altra new entry che è il Vintage Wisdom Oracle di Victoria Moseley. Quindi insomma questo qui. E poi ovviamente ho i charms qua di fianco, sarà una lettura completa. Quindi vi lascio ancora qualche secondo per scegliere, scegliete, ripeto, nella maniera più intuitiva possibile. Ricordatevi che sono stese generali, quindi io dirò una serie di cose. Ma non è detto che risuoni tutto, magari non risuona niente, allora vuol dire che non è la vostra stesa, magari non è il vostro video, non importa, può succedere. Ve lo dico appunto, vi metto in guardia, perché può capitare. Potete anche ascoltare una, due o tutte e tre le stese, magari siete attratti da una stesa, poi però scoprite che un'altra rispecchia di più la vostra situazione attuale. Sta a voi. Ricordatevi appunto che essendo stese generiche dovete trattenere quello che risuona per voi e lasciare tranquillamente andare il resto. Bon, vado a spostare il mazzo del gruppo 3 e il mazzo del gruppo 2. E lavoriamo con il gruppo 1. Gruppo 1, se avete scelto i tarocchi delle sette verità. Oh, c'è un gatto qua fuori. Ciao, amico. Se avete scelto i tarocchi delle sette verità, allora queste saranno le energie della vostra settimana entrante. Quindi, energie della settimana gruppo 1. Energie della settimana gruppo 1. Ok. In realtà la teniamo così visto che si è già girata, ne prenderei un'altra però. Energie della settimana, gruppo 1. Energie della settimana, ok. Va bene. Sono venute due girate, ce le teniamo girate come si suol dire. Allora, energie di lunedì e martedì. Montagne, protezione dall'alto, molto bene. Io penso che voi sappiate bene quali sono le vostre responsabilità tra lunedì e martedì. Sicuramente avete delle cose da fare e o delle cose da portare avanti o da portare a termine, da qui le montagne. Qualcosa che magari vi sembra anche grande da affrontare, qualcosa che io ce ne ho, c'ho una magagna di quelle giuste, quindi mi ci ritrovo molto. Però ecco, la cosa bella di quando escono le montagne in questo mazzo è che in realtà non solo abbiamo appunto protezione dall'alto, come dice la carta, ma quello che ci sembra così insormontabile, poi non è detto che sarà così, appunto, un ostacolo così grosso. Noi vediamo la vetta, quindi significa che la possiamo raggiungere, non solo, la possiamo anche scavalcare, non solo, c'è anche il sole che sorge. Quindi sicuramente sono due giorni, lunedì e martedì, che magari ci potranno sembrare ad oggi un po' pesantucci, in realtà non è detto che, sarà così, anzi, potrebbe essere che tutto scorre liscio come l'olio e non ce ne accorgiamo neanche. Ragazzi, non so voi, ma a me i giorni della settimana volano che neanche me ne rendo conto. Ci arrivo al weekend che sono stremata, ma non so neanche come ci sono arrivata. Quindi ecco un po' la sensazione è questa qua. Che sembrerà che lunedì e martedì non passino mai, e invece non è vero, voleranno in un batter d'occhio, anzi, ci ritroveremo a mercoledì senza neanche sapere come. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Cornucopia, trionfo e successo in tutti i campi. Niente poco di meno che. Bello. Beh, le energie di mercoledì e giovedì sono sicuramente propizie, anche se noi, ripeto, ci sentiremo un po' sulla fune, un po' circensi, acrobati, sulla fune. In realtà, ancora una volta andrà tutto bene, non solo, probabilmente avremo anche una botta de culo di quelle giuste. Una botta de. Come si suol dire, concedetemi il termine. Di quelle giuste, quindi ottimo. Adesso che lo sappiamo, possiamo magari tentare anche qualcosina in più tra mercoledì e giovedì, ora che sappiamo che sono energie buone.
quello che stiamo portando avanti. Ottimo. E poi appunto venerdì, sabato e domenica sono uscite queste due carte. Allora, sembrano quasi in contrapposizione, perché una è Edera, matrimonio felice, e l'altra è Donna in nero, minaccia di collera e litigio. In realtà questa è l'energia di Marte. L'energia di Marte, se utilizzata molto bene, in realtà potrebbe tornare, come si suol dire, a vostro vantaggio. Queste due carte sono saltate fuori tutte e due, e io penso che in realtà devo cercare di dirlo con parole giuste perché io ci vedo in realtà un weekend godereccio alla 50 sfumature di grigio, perché se l'energia di Marte la usiamo bene in un matrimonio felice, ragazzi, c'è un ritorno di fiamma, come si suol dire, un ritorno, no, di fiamma, perché sembra che uno sia lasciato nel matrimonio, però ci sono dei momenti, concedetemelo, dove magari presi dalla nostra routine ci accorgiamo poco del partner, ecco, diciamocelo. Invece io qua ci vedo un ritorno di grande godimento, come si dice, mambo orizzontale, insomma ci vedo un po' questa roba qua. Poi certo, per alcuni di voi potrebbe essere qualche litigio, potrebbe essere qualche, in un weekend molto bello e molto, dove sarete molto uniti, o col partner o con la famiglia, perché sappiamo che sono stese generali, ci potrebbe essere qualche discordia, qualche fulmine a ciel sereno, qualcuno che dice la battuta sbagliata, che fa traboccare il vaso e fa scattare la scaramuccia, come si suol dire. Quindi mi vengono appunto queste due diversissime, perché sono completamente all'opposto, interpretazioni, ovviamente sta a voi applicarle, insomma. Vediamo qual è il consiglio della settimana, magari se metto dritte queste carte. Consiglio della settimana per il gruppo 1, quindi consiglio della settimana, gruppo 1, consiglio della settimana, gruppo 1, ok, questa mi sembra giusta. Surrender. Allora, perché andrà tutto bene? Perché filerà tutto liscio? Perché voi sapete benissimo quello che vi aspetta, e quindi andrete con il flusso, come si dice, go with the flow. Vi arrenderete alle circostanze, alle situazioni. Sapete che ci sono, io per esempio, ripeto, ho un'incombenza lunedì e ho due visite mediche in settimana, ma io mi arrenderò, so che avrò queste cose da fare e quindi le farò nella maniera più, diciamo così, buona possibile per quello che è il mio benessere psicofisico, e quindi andrà tutto liscio. In realtà è bellissima questa immagine con le farfalle, perché c'è un cambiamento, le farfalle indicano sempre cambiamento, un po' il fatto di, secondo me, non dico arrendersi, che non significa arrendersi e non fare niente, significa proprio andare con il flusso delle cose, che è un'altra cosa, cioè siamo specifici, perché questo surrender non è l'arrendersi, va bene, mi chiudo in casa, non faccio più niente, non parlo più con nessuno, no, significa uscire, parlare con le persone, ma farlo in una maniera dove in realtà, nel momento in cui sappiamo che dobbiamo affrontare delle cose che ci sembrano molto difficili, cerchiamo di affrontarle nella maniera migliore possibile, e questo sta facendo sì che in realtà ci sia un cambiamento in meglio del vostro carattere, resilienza, resistenza, chiamatela come volete, anche forza interiore, perché guardate che saper avere questo tipo di modalità non è da tutti, spesso siamo noi che andiamo incontro a cornate contro le colonne, e invece alle volte appunto le colonne basta schivarle o comunque attraversarle senza però appunto prenderle a cornate. Questa è una cosa che dobbiamo imparare nella nostra vita, è uno di quegli insegnamenti, secondo me, che vanno imparati. Vediamo i vostri chance, gruppo 1. Quindi energia della settimana, gruppo 1. Energia della settimana, gruppo 1. Energia della settimana, gruppo 1. Allora, sì, c'è il pesciolino, verde abbondanza, speranza, emozione, potreste essere un segno d'acqua o avere a che fare con dei segni d'acqua. In realtà qua c'è un po' di gente. In realtà appunto è una settimana comunque stabile, una settimana dove comunque avrete a che fare con delle persone che vi aiutano, che vi vogliono bene, che vi sostengono, che vi aiutano nella stabilità e nel fare passi avanti, questa è la ranocchia, nel fare quindi balzi in avanti nelle cose che state facendo, che state portando avanti o che farete comunque durante la settimana. La fortuna è uscita anche dai charms, doppia conferma, quindi
È incredibile, ragazzi, è incredibile come i charms confermino esattamente sempre le carte. Io veramente ogni volta mi stupisco, ma voglio dire, dopo anni. Quindi, grande fortuna. Addirittura lo scarabeo egizio, ragazzi, questo non esce mai. E questo altro che fortuna. Ragazzi, cioè questa proprio, tra l'altro, stesso colore del vestito della dea della fortuna, della dea cornucopia qua. Bellissimo, fortuna fortunissima, Fortuna fortunissima, ancora una volta il 4, l'imperatore stabilità, ancora una volta l'abbondanza, ancora una volta il cambiamento. Il bastone che è associato alla morte, perché se vedete il braccio è di uno scheletro, bacchetta magica con cambiamento. Quindi ancora una volta sarete voi ad avere in mano la vostra bacchetta magica e a compiere questa grande magia, che in realtà, sarà appunto il fatto di riuscire, ripeto ancora una volta, a gestire le situazioni al meglio. C'è una frase, la leggiamo. L'attesa del piacere è essa stessa il piacere, vabbè, questa è proprio grande frase da pubblicità, però l'attesa del piacere è essa stessa il piacere, il godere il momento, il godere appunto l'andare col flusso, ancora una volta il godere il momento. Abbiamo due lettere, abbiamo una P e una I, che lascio interpretare a voi, perché sinceramente non mi viene niente e quindi a questo punto le lascio interpretare a voi. Allora, sarà una settimana piena, sarà una settimana, ripeto, dove sapete già, secondo me, che avete delle cose da fare, delle cose da portare avanti, appunto anche alcuni oneri, però sarà una bellissima settimana. Picco della settimana, mercoledì e giovedì, con questa grandissima fortuna. Nel weekend, la domenica, magari ci potrebbe essere qualche fulmine a ciel sereno, però ripeto, io penso che non sia niente di irrisolvibile, specie perché in realtà voi siete appunto predisposti predisposti molto bene nei confronti dell'esterno, quindi ottimo. Va bene, gruppo 1, che dire? Spero di esservi stata utile, spero comunque che abbiate una buona settimana. Fatemi sapere, io vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Gruppo 2, se avete scelto i tarocchi surrealisti, questi è un po' che non parlano e quindi è ora che parlino oggi. Quindi energie della settimana gruppo 2. 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 E ce le abbiamo, energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì. Due di coppe, benissimo. E niente, qua c'è un bellissimo inizio settimana all'insegna del grande connubio con l'esterno, quindi che sia una collaborazione con qualcuno o un lavorare insieme a qualcuno con cui vi trovate particolarmente bene. A me piace tantissimo questa carta perché ovviamente oltre ad essere assurda, perché come tutte le carte di questo mazzo, però mi viene da pensare che sia proprio il connubio di due realtà molto diverse tra loro, quindi avrete probabilmente a che fare con un collega, con una persona, con qualcuno che è molto diverso da voi, ma con cui costruirete, ragazzi, qualcosa di magnifico, qualcosa di fantastico. Qualcosa anche di importante, qualcosa di eccelso, e quindi è bellissima questa energia perché proprio il due di coppe ci parla appunto di una bellissima collaborazione, che poi sia una collaborazione, a me viene sul lavoro, però può essere anche una collaborazione di intenti, una collaborazione hobbistica, una collaborazione anche di amicizia, col partner, con la partner, quindi insomma il due di coppe spazia veramente a 360 gradi. La cosa bellissima di questa carta, vabbè, qui non c'è il simbolo di Mercurio, ma normalmente c'è anche il simbolo di Mercurio che denota grande comunicazione. E io penso che comunque tutto questo manto di stelle con la luna, il fatto che ci siano appunto queste persone molto diverse, mi dà l'idea comunque di una grande comunicazione, forse anche una comunicazione insolita, nel senso magari raggiungere, mi viene in mente magari sul web raggiungere qualcosa a qualcuno che normalmente non vi è dato raggiungere, quindi insomma una grande espansione, una grande, così ripeto,
un espandersi a livello comunicativo, e questo è sicuramente molto importante per qualsiasi cosa in realtà abbiate voglia di portare avanti, appunto tra domani e dopodomani. Un bellissimo inizio settimana, perché iniziare la settimana innanzitutto non da soli e poi con questo grande spirito di collaborazione e questa grande comunicazione, insomma, sicuramente tanta roba. Bello, ci piace. Mercoledì e giovedì abbiamo il 3 di coppe, quindi dopo il 2 di coppe proseguiamo e abbiamo il 3 di coppe. Se qua esce il 4 di coppe me ne vado, ve lo dico, veramente. Tra l'altro non erano in ordine le carte del mazzo, perché è un mazzo che comunque io utilizzo, non era assolutamente in ordine. 3 di coppe si festeggia, 3 di coppe, probabilmente questo progetto che presenterete tra lunedì e martedì sarà talmente buono e sarà talmente andato bene che si festeggia. Tra mercoledì e giovedì c'è proprio un festeggiamento, ovviamente può essere un festeggiamento non in relazione ovviamente a questa carta qua, però scusate, ma 2 di coppe e 3 di coppe ovviamente mi viene, no, da pensare che siano correlati. 3 di coppe potrebbe essere anche lo spritz con gli amici, l'aperitivo serale, però insomma c'è sicuramente un evento tale per cui alzerete i calici, come si suol dire, che siano calice, che siano flutto, che siano quello che sia la pinta di birra. Io però ci vedo appunto un buon momento di socialità, un buon momento di goliardia, e si, non lo so, mi viene da pensare comunque che effettivamente non sarà una cosa vuota, cioè che probabilmente c'è effettivamente qualcosa che vale la pena festeggiare. Quindi bene, mercoledì e giovedì ancora una volta, perché anche il primo gruppo aveva l'apice della settimana tra mercoledì e giovedì. Adesso vabbè, non sappiamo ancora cos'è questa carta, però qui c'è un bel up, no? Un bel momento up, un bel momento di grande, insomma, di riuscita, di festeggiamento, di soddisfazione. Quindi bene. Scusate, la mia voce va e viene come sempre. Vediamo come conclude la settimana questo gruppo 2, quindi energie di venerdì, sabato e domenica. Venerdì, sabato e domenica abbiamo un 8 di pentacoli, che era reversed, anche questo era reversed, ma voi sapete che tanto io leggo sempre in base a come le carte mi parlano e anche come sono associate, appaiate. E a me questo 8 di pentacoli mi parla proprio allora, da una parte mi viene da dire il frutto del vostro lavoro, no? Il frutto del lavoro, quindi i pentacoli, questa grande voglia di quagliare, insomma, i progetti che state portando avanti. C'è il duro lavoro, ma c'è anche lo svago. Visto che appunto era reversed, secondo me troverete il giusto modo, il giusto equilibrio tra lavoro duro e divertimento. Quindi bello, perché vi lavorerete tantissimo, ma vi ritaglierete anche i vostri momenti di svago, anche i vostri momenti di evasione, perché questo è anche un grande momento di evasione mentale, secondo me, dove riuscirete appunto a equilibrare l'impegno lavorativo, ma anche il divertimento, il gioco, il relax, la pausa caffè, insomma, quello che sarà. Io non so se lavorerete nel weekend, però c'è questa cosa qua. C'è anche chi nel weekend magari non lavora, eppure mentalmente è sempre lì, no? Alle idee che ha, alle cose che vorrebbe fare, quindi può essere anche che in realtà porterete comunque avanti delle cose, ma vi riuscirete comunque appunto a divertirvi e a ritagliarvi il tempo magari per una gita fuori porta, o comunque un momento, ripeto, di evasione, momenti di evasione, gite di evasione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi insomma, bello. È una bella settimana, è bellissima, mi piace tantissimo. Poi il connubio di queste carte, che è associato coi pentacoli, non può non darmi l'idea di fortuna materiale, di benessere, sì, di lavoro, perché lavorerete, però anche di grande soddisfazione, ripeto, grande soddisfazione emozionale, soprattutto per quello che state facendo. Che bello, vorrei che fosse la mia settimana, ma mi sa che era quell'altra, la prima. Vabbè, vedremo. Vedremo, perché poi noi siamo autori del nostro destino, quindi siamo noi che decidiamo in realtà. Consiglio della settimana gruppo 2. Qui abbiamo la protezione degli avi, ancestors, bellissimo. Abbiamo il sorriso e l'appoggio dei nostri avi che ci guardano dall'alto, e che d'altronde siamo in novembre, Halloween è appena passato, ma ragazzi, le energie sono ancora nell'aria. Non mi stupisce che sia uscita questa carta, che non so perché vedo anche associata a questa qui.
Non lo so perché hanno un po' gli stessi colori e non lo so, questa triade mi ispira insieme a questa triade il fatto che probabilmente a festeggiare ci sarà anche qualcun altro con voi che non si paleserà probabilmente nella maniera classica, ma si paleserà forse con sincronicità o con coincidenze che poi non sono mai coincidenze, insomma, quindi anche lì tra mercoledì e giovedì fate attenzione ai sogni, alle sincronicità, ai numeri, a ciò che vi si palesa di particolare, voi mi intendete. Bellissimo, perché qua c'è un grandissimo abbraccio dall'alto, un grandissimo appoggio e anzi forse alcuni di voi tireranno giù qualche idea o qualche obiettivo proprio traendo spunto da vite passate dei vostri avi o consigli passati dei vostri avi, quindi bellissimo, c'è proprio questo tipo di energia che è un'energia veramente tanto affettuosa, tanto di amore puro, insomma, ho la pelle d'oca, non so se si vede, va bene. Andiamo avanti, voi sapete che poi io mi emoziono, vediamo i vostri charms. Quindi energia della settimana del pochi chance e tante carte, bello, vediamo. Allora, 229. Allora, più 2 giallo, a me vengono in mente grandi idee e soprattutto tante idee, tanta carne al fuoco, tante cose che volete portare avanti, che volete realizzare. 2 di coppe, ragazzi, è uscito. È uscito dalle carte, è uscito anche dai chance, 2 di coppe, riconfermiamo quello che abbiamo detto prima e qui abbiamo un 9 di bastoni. Allora, 9 di bastoni ancora una volta il lavoro in team e ancora una volta quindi un connubio con qualcuno. Qui è come se sentiste un po' delle responsabilità, ma le porterete avanti con grande passione. C'è un po' di stanchezza, ma secondo me fa tutto parte del gioco. Perché poi appunto riuscirete in realtà, ripeto, a equilibrare bene lavoro e piacere, insomma, quindi stress e relax, quindi va bene, non mi spaventa. Sì, c'è il lavoro, state lavorando per una qualche abbondanza, c'è la fortuna dalla vostra, anche se io non so perché questo charms così uscito con questi stessi colori, non mi viene la fortuna, mi viene ancora una volta il connettersi con mondi estranei al vostro. Questo chance è stato preso in una località molto esotica, molto estera. E quindi mi viene da dire appunto una connessione in realtà con mondi lontani. Mi viene ancora una volta questa cosa qua. Mondi lontani che possono essere appunto o persone molto lontane da voi con cui costruirete dei progetti particolari o mondi lontani, proprio il mondo dell'aldilà, il mondo che ancora non conosciamo, insomma, in questa vita lo conosceremo dopo. Va bene, bellissima questa stesa, anche se i chance non sono tanti, hanno confermato assolutamente le carte, quindi bellissimo. Ovviamente questo mi viene in mente lavoro e abbondanza, ma potrebbe essere anche un hobby remunerativo, è un qualcosa per cui in realtà magari farete anche qualcosa nel sociale, tirerete su magari dei soldi per una buona causa, insomma, mi viene anche questo tipo di cosa, devo dirlo perché appunto essendo una stessa generale non posso tenerlo per me. Va bene, gruppo 2, che dire? È una bella settimana, bella, ricca, piena, felice, sorridente. Grandi abbracci, grandi cincin, non lo so, un capodanno anticipato mi viene, però per qualcosa che farete, che metterete in piedi voi, quindi bello, belli, grande soddisfazione. Va bene, gruppo 2, sappiatemi dire se effettivamente sarà così, fatemi sapere come andrà la vostra settimana, io ovviamente spero che sia la settimana più bella del mondo, vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! E siamo arrivati al gruppo 3, gruppo 3. E vabbè, ma allora è uscita subito una carta così. Va bene, schizzata fuori, ce la teniamo. Allora, energia della settimana gruppo 3. Questo è un mazzo che non avete mai visto. Spero di essere in grado, perché è un mazzo molto particolare. Quindi io ho trovato, cioè proprio ho trovato una connessione istantanea, però vediamo. Mi serve ancora una carta, per favore, per le energie della settimana del gruppo 3. Energie della settimana gruppo 3.
energia della settimana, gruppo 3, questa, eccola. Ok, e ce le abbiamo. Energia di lunedì e martedì, quindi domani e dopodomani. Oh, il diavolo, va bene, era reversed. Però, allora, la carta del diavolo di questo mazzo io la adoro. E la adoro per un motivo molto semplice, che oltre ad avere un po', cioè ovviamente poi al significato del diavolo che adesso, adesso vediamo, però mi piace tantissimo perché abbiamo davanti uno specchio. E abbiamo davanti uno specchio dove in realtà la figura nello specchio non è chiara. Questo mazzo è interessantissimo. E quindi per me questa carta è la paura dell'ignoto, la paura del non sapere. O meglio, noi sappiamo che abbiamo delle cose da fare, sappiamo che abbiamo delle incombenze, sappiamo che, insomma, domani e dopodomani faremo delle cose, anche solo quelle della nostra routine, ma c'è una percentuale di cui non sappiamo l'esito e questa percentuale ci fa paura. E quindi esce questa carta. E quindi niente, come affrontarla questa carta, come capire... come affrontare i nostri demoni, no? Questo è un demone di cui non sappiamo bene, no? L'efficacia, non sappiamo bene l'azione, è questo proprio che ci fa paura, non sappiamo bene come influenzerà le nostre decisioni, le nostre scelte, in questo caso le giornate di domani e dopodomani. Allora, un modo secondo me per affrontarlo, analizzarlo, cercare di capire che cos'è questa cosa nello specchio, cosa ci vedete voi in questo specchio. Questa figura sfocata, chi è? Che cos'è? Cos'è la cosa che vi fa paura? E quindi analizziamola, ci mettiamo a tavolino, cerchiamo di capire anch'io, c'ho il mio demone da affrontare domani e dopodomani. E quindi cerchiamo di capire. Dopodiché, una volta che abbiamo capito, cerchiamo di affrontare le giornate di domani e dopodomani nonostante la nostra paura, con la nostra paura, abbracciando la nostra paura, cercando di capire come arrivare a mercoledì. Un po' come la pubblicità del McDonald's, devi solo arrivare a domani. E bello, sono curiosissima di sapere cosa c'è qua sotto, perché io poi le leggo anche in relazione a come sono vicine, quindi vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Abbiamo due di spade, abbiamo una scelta. Cosa sceglierà questa colomba? Sceglierà di tornare in gabbia e quindi di tornare in un posto che già conosce e che già ha esplorato? O resteremo fuori a vedere cosa l'esterno ci può portare, cosa l'esterno ci può dare? Ecco la paura. La paura della scelta. E io qui, ragazzi, vi posso essere utile fino a un certo punto, perché poi le scelte ovviamente siamo noi che le prendiamo. E io neanche io so cosa sceglierò. Ad oggi non so cosa sceglierò mercoledì o giovedì. E anche qua bisogna valutare bene tutti i pro e i contro della nostra scelta, tutti i pro e i contro. Ci sono delle cose che non vogliamo vedere, ancora una volta. Il due di spade normalmente qui non c'è, perché questo è un altro mazzo ovviamente, ma nella raffigurazione classica ha la donna bendata con le due spade, no? E la donna bendata non vuole vedere, invece noi dobbiamo vedere, dobbiamo prendere in mano la nostra situazione, dobbiamo prendere in mano le responsabilità, capire cosa è meglio per noi, se c'è da fare un sacrificio faremo un sacrificio, ma sceglieremo il meglio per quello che è la nostra coscienza e il nostro modo di vedere le cose. Che settimanina, ragazzi, gruppo 3, aiuto, vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica, perché adesso ancora di più sono curiosa di vedere le energie di venerdì, sabato e domenica. Oh, bello l'imperatore, ragazzi, andrà tutto bene, che è una frase che io odio profondamente, però qua mi sento di dirvela, perché? Perché l'imperatore, allora innanzitutto, oltre a essere la figura paterna, quindi a essere proprio l'archetipo, diciamo, della sicurezza, no? L'archetipo del benessere, l'imperatore, no? Imperatore, voglio dire, sta sul trono, qua abbiamo un bellissimo ufficio con una bellissima libreria, ci dà senso di stabilità, no? Ci dà senso di grande conoscenza, i due globi, insomma, quindi stabilità, serenità, l'abbraccio paterno, quindi bello, stabile, questa roba ci dà stabilità, in realtà la stabilità ce la procureremo noi, scegliendo e affrontando,
Quindi ancora una volta mi sento di dire, ragazzi, non vi preoccupate, che sì, sarà una settimana tosta, sì, avrete da affrontare delle cose probabilmente non facili, delle scelte non facili, ma venerdì, sabato e domenica sarete belli, felici, contenti, pasciuti, forse vi porterete anche a casa qualche soddisfazione, sicuramente vi porterete a casa la casa, l'imperatore c'ha la poltrona, il seggio, come si suol dire. Quindi bene. Bene, ci sentiremo sicuramente più sicuri, più stabili. Il resto sarà passato, avremo fatto le nostre scelte si saranno secondo me anche rivelate fondate e quindi bene, insomma. Bello, bello, bello. Io vi dirò anche una cosa, che a me ogni tanto, a me questa carta qua mi affascina da morire e ogni tanto affrontare le nostre paure, affrontare i nostri demoni, affrontare, cioè significa crescere. E noi abbiamo bisogno di crescere perché non si può tornare indietro nella nostra vita, bisogna andare avanti. Poi si va avanti a volte tornando indietro, si va avanti a volte ricordando, si va avanti a volte chiudendo cose passate, però si va avanti e si va avanti sempre, è inevitabile. Quindi, ripeto, per me questa carta è importantissima e ci serve, ragazzi, ci serve ogni tanto un calcio per andare avanti. Non si può sempre pensare che sia tutto bello e siamo nella bambagia e tutto roseo e tutto rose e fiori. Ma quando mai? Ma in che film? Va bene, queste sono mie elucubrazioni personali. E però, ripeto, ogni tanto ci servono. Vediamo il consiglio della settimana per questo gruppo 3, per quanto riguarda le energie della settimana. Qua un consiglio ci vuole, eh? E ci vuole quello giusto, vediamo se arriva. Quindi consiglio per la settimana. Gruppo 3, questo, ok. Abbiamo un angelo guardiano, quindi bene, siamo protetti. Io non so per chi ci crede e per chi non ci crede, comunque abbiamo una grande protezione. Protezione che può derivare dall'esterno, da una forza esterna, dall'energia esterna, se ci credete, ma protezione anche questa donna ha una mano sul cuore, ha una mano sul petto, non so se la vedete. Protezione anche che voi stessi vi date con le vostre difese, con il vostro pensiero, con il vostro, ripeto, background. E mi piace tantissimo che questa carta ha sullo sfondo delle piante che crescono e la donna ha in mano un cestino, quindi il raccolto, il raccogliere quello che noi seminiamo, il raccogliere quello che è utile per il nostro percorso, per la nostra via, il nostro sapere, il sapio, il sapere. Ripeto, il nostro sale della vita. Bellissimo, bellissimo. Quindi il consiglio di questa settimana è: non vi preoccupate che voi sapete proteggervi, sapete andare avanti, sapete cogliere quelle che sono non solo le vostre opportunità, ma cogliere anche appunto quello che vi serve per scegliere, quello che vi serve per salvaguardarvi, quello che vi serve per prosperare e proseguire in serenità, bellissimo. Va bene, vediamo che stesa, ragazzi. Questi tarocchi sono meravigliosi, ragazzi. Veramente. Scusate. Chance, energia della settimana gruppo 3. Energia della settimana gruppo 3. Energia della settimana gruppo. Così poco. No, dai. Qualcosina in più. Qualcosina in più. Allora, la mela, la tentazione, lascia ancora una volta, no? La scelta, quindi ancora una volta il diavolo perché è uscito. Ragazzi, i charms rispecchiano sempre, sempre, sempre le carte, è incredibile. Quindi, tentazione, scelte, perché per me questo sì, potresti anche andare a teatro questa settimana, ma per me la doppia maschera con una stesa del genere mi fa venire ancora una volta. Le scelte, il fatto di decidere se essere in un modo, se essere in un altro modo. Beh, c'è una soddisfazione sul lavoro, una riuscita sul lavoro di qualcosa. Potrebbe essere anche una riuscita hobbistica se siete in pensione, però una riuscita di un qualcosa che state portando avanti. C'è anche un Made in Italy, una riuscita, una stella per un qualcosa. Vabbè, ovviamente magari molti di voi faranno delle cose in Italia, però qualcuno che lavora col Made in Italy potrebbe togliersi delle grandi soddisfazioni perché c'è una bella emozione correlata. Cambiamento, cambiamento interiore, eh? Cambiamento interiore vostro, ma sapete molto bene dove andare, dove agire, dove coccolarvi anche, eh? Bello, è una bella energia. Chance,
C'è della fortuna, meno male, che quella serve sempre. C'è la pietra di luna, quindi grande introspezione, questa è ancora una volta questa roba qui, grande introspezione, grande analisi interiore. E poi abbiamo una lettera, che è la lettera F. Ogni volta che esce la lettera F, specie con le stese, con le stelle o con riuscita, a me viene in mente sempre fede, fiducia, però ragazzi, le F possono essere, cioè la F la lascio anche interpretare a voi, perché può essere 1800 cose, però ripeto ancora una volta, i charms hanno assolutamente rispecchiato quelle che sono le carte. Ovviamente la F può essere iniziale di qualcuno o qualcosa, la lascio però interpretare a voi, perché insomma... vengono sempre in mente i soliti nomi: Fabio, Fabiana, Fabiola, Federico, Federica, Francesco, Francesca, Firenze, Fiorenzuola. Insomma, vabbè, ripeto, per questo dopo un po' è meglio che la interpretiate voi. Però sì, i charms, oltre a confermare, hanno dato una riuscita, che però ce l'avevamo anche qua, perché con l'imperatore mi dava l'idea di una riuscita, la fortuna. F di fortuna potrebbe anche essere, ecco, visto che ci siamo, e poi certo, in realtà il resto rispecchia quello che è uscito dalle carte. Va bene, gruppo 3, che dire? Wow, fatemi sapere se effettivamente sarà così. Io ovviamente vi auguro la settimana più bella del mondo, vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!